Tornati di nuovo a Mukbang, dove siamo andati a mangiare. Ovviamente eravamo in zona gialla, ecco perché è uscito il colore giallo prima del nuovo 10 PM, che ci costringe a stare tutti a casa a mangiare, anche perché i ristoranti sono chiusi. Primo pranzo a Mapoké a Grugliasco Le Gru. Siamo andati in questo ristorante, diciamo che non fa you can eat, ma la carta. Abbiamo ordinato, come potete vedere, una barca, una porzione di wakame e dei ravioli con i gamberi. Partiamo dai ravioli con i gamberi, erano buonissimi, c'erano serviti con due salse, una agrodolce, una la classica salsa di soia, una a testa, erano veramente veramente buonissimi, una cosa speciale. Mi ho preso questa bellissima barca di sushi che contiene una vasta gamma di nigiri al salmone, sashimi al salmone, due uramaki e un futumaki, che era veramente buonissimo, poi ti riempie veramente tanto, poi con le alghe e appunto anche i ravioli, di gamberi ci sta benissimo, metto tutto ovviamente in due il mio ragazzo. La barca veramente la cosa più buona era il roll, quello con la salsa e il salmone anche all'esterno, è buonissimo. Anche le alghe, c'è una porzione veramente abbondante, ma era buonissimo perché io le alghe le mangio con tutto. I ravioli avevano una pasta veramente fantastica perché sono stati fatti in una maniera, erano pesanti ma giusto per riempirti. Le salse poi ci sono anche avanzate, beh, purtroppo comunque ho mangiato benissimo e appunto si chiamava un po' che e fa anche le poke. Pranzo sushi, sai, come è diventato il nostro best seller per i pranzi a You Can Eat invece, che appunto si trova a Torino. Abbiamo fatto il You Can Eat, abbiamo preso questo qua che è un carpaccio di salmone molto semplice con una salsina agrodolce, molto buona. Il salmone tataki appena scottato con la salsa tipo teriyaki, buonissima anche questa. Un mix di nigiri e gunkan. I nigiri ci sono sia crudi con salmone, branzino, gamberi e scottati col Philadelphia e una vasta gamma di gunkan. Questi sono anche gli altri gunkan che li abbiamo ripresi, sono buonissimi, non può mai mancare le nostre alghe. Quando il video ho dovuto mutilarlo perché c'era la musica di sottofondo che insomma, mi davano il copyright e c'è un po' di tutto quello che abbiamo mangiato che vedete anche prossimamente. Questo è un piattino tutto che mi sono fatta io con il sashimi, alghe e la tartare. Questo è il piatto sempre mio con tartare. La salsa non mi fa impazzire però comunque era buonissima. L'altro c'è il piatto del mio ragazzo. Questo piatto, diciamo che l'ho composto io, ma sono tre piatti insieme: wakame, sashimi di salmone e la tarta con l'avogado. Però è fantastica, anche se non mi fa impazzire la salsa, è tutto buonissimo, soprattutto il sashimi. Questo è un piatto che veramente, ragazzi, io ve lo devo narrare. Praticamente un nido formato da quattro uramaki fritti, ma sia col tonno che col salmone, con la pasta katafi, è una salsa fantastica, è veramente buonissimo. Poi abbiamo preso altri due nigiri con le due gunkan buonissime e il mio ragazzo con il temaki. Il temaki dentro ha delle specie di tartare di salmone con la salsa piccante, ma è buonissimo, l'ho assaggiato. E poi ovviamente gli altri erano il bis, quindi buonissimi. Vicino c'è anche il nido che abbiamo preso dopo, buonissimo quello lì. Io adoro il nido, infatti le ho fatte due foto, le ho fatte, è buonissimo, fantastico. Un po' più leggero invece è questo qua è un uramaki salmone Philadelphia con l'avogado, molto più, diciamo, più tranquillo. Nel video appunto mi ha fatto vedere un po' di tutto, il gunkan che abbiamo preso, i nigiri, il salmone scottato tataki, il salmone tataki del mio ragazzo, che ovviamente siamo molto prendiamo tutte le stesse cose. Queste sono veramente buonissime, queste qua di gunkan, che alla fine sono tipo dei bignè. Abbiamo preso io l'insalata e poi insieme al mio ragazzo gli involtini di gamberi. Era molto buona, la salsa era quella stessa molto tostata, non era specialissima, però era buona. Invece la salsa che hanno fatto con gli involtini di gamberi era fantastica. Poi abbiamo preso per provarli ad edamame, erano molto salati e molto caldi, erano buonissimi, abbastanza leggeri, non pesanti. Questi qua sono fantastici, sono grigliati con giusto un po' di verdura, ma la salsa è fantastica. Qua c'è il replay di tutto quello che abbiamo preso dopo, non abbiamo ordinato il mercato senza barba. C'è un po' di tutto, questa è l'altra insalata che avevamo preso con i nostri amici. Poi abbiamo preso questa con i sashimi, che è buonissima. Poi c'è appunto il tè carpaccio con la rucola, sempre il tè in salmone tataki. L'insalata che non so perché, non so che ha fatto il video, non l'avrò fatto io. Però il salmone tataki è veramente buonissimo, peccato che si può ordinare alcuni piatti solo una volta a testa. Quindi purtroppo non possiamo avere il bis di tutto, però se qualcuno non lo ordina lo possiamo ordinare per gli altri. Questa è già una cosa buona. Come ristorante ci troviamo sempre benissimo, i proprietari sono fantastici, l'ho colto l'occasione per dirlo. E niente, questa è la fine del video, anche io il gatto, diciamo ciao ciao e grazie per la visione.
Ciao.